ovviamente una parola di studi anche importanti viene fatto da persone, da consulenti che sono pagati dalle stesse aziende che poi producono questi prodotti, ma c'è anche un problema nel modo in cui vengono considerati questi studi, perché l'EFSA considera allo stesso livello gli studi indipendenti e gli studi fatti da consulenti pagati, mentre per esempio l'Agenzia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro considera giustamente soltanto quelli indipendenti, quindi anche il modo in cui questi vengono considerati che è veramente molto importante. Cioè fare uno studio indipendente, fare uno studio pagati da un'azienda vale lo stesso dal punto di vista scientifico, riguardo alla valutazione degli enti che devono poi approvare i pesticidi. Per l'EFSA fare uno studio indipendente, fare uno studio pagato da un consulente pagato dalle aziende è la stessa cosa, ma poi l'EFSA è quella che in qualche modo fa da consulente alla Commissione Europea ed è anche probabilmente, forse non l'unico motivo, ma è il motivo per cui la Commissione Europea continua ad insistere con questa autorizzazione verso il glifosato. Essere che tra tutti gli stati membri l'EFSA segna proprio alla Germania, cioè il paese con interessi economici nel glifosato, la gestione di questo dossier importantissimo. L'EFSA assegna questo dossier alla Germania, possiamo o diciamo pensare male, quindi pensare che effettivamente anche in questo caso ci sia un interesse di tipo economico dietro, diciamo una pressione, non diciamo proprio un interesse, ma una pressione di tipo economico, oppure possiamo pensare che ci sia stata una valutazione di questo tipo. Quello che però rimane il dato obiettivo è quello di cui abbiamo parlato prima, cioè il fatto degli studi indipendenti e degli studi pagati. Quindi quello è obiettivo, quello non si può discutere. Poi dopo sul fatto che la Germania agisca sotto la pressione di alcun interesse o meno è una cosa che può essere questionata, che può essere discussa. Quindi praticamente il fatto che si trovi questa lunga copiatura tra uno studio della Monsanto, grande produttore di glifosato, e l'analisi della BFR e poi dell'EFSA è ordinaria amministrazione. L'EFSA oggi ha detto che il fatto che ci siano delle frasi riprese appunto nella loro valutazione, riprese pari pari dalle consulenze fatte all'interno del Monsanto, è normale amministrazione perché faceva parte della valutazione che loro hanno preso direttamente dall'azienda, che è soltanto una parte del loro studio. Loro l'hanno presentata come normale amministrazione. Ovviamente, secondo noi, lo ribadisco con forza, questo implica invece che ci sia un peso importante degli studi pagati all'interno delle valutazioni dell'EFSA.